Comunque, se non c'è più niente da fare nei prossimi giorni, se non c'è gli amici dello sport o qualcun altro, io andrei a pescare. E visto che non abbiamo nulla da fare, finiamo il modellino di oggi. Hai completato il modellino scooter azzurro. Il prossimo è quello di Yukiko, che sarà quello rosso e bianco, poi probabilmente quello rosa. Vi state riprendendo tutti dalle fasi vacanzistiche? Facciamo in modo che sia un anno rilassante. L'ultimo è stato troppo frenetico con tutti questi casini. Il suo simbolo zodiacale era un coniglietto, non a caso. Non ha fatto altro che correre e correre senza sosta. Ehi, lo sapevate che ogni paese ha il suo zodiaco con animali diversi? Tra l'altro anche quest'anno dovrebbe essere l'anno del coniglio. Ne conosci qualcuno, Starkun? Certo. Allo zodiaco vietnamita, che animale troviamo al posto del coniglio? Un micio! Esatto! Nello zodiaco vietnamita il gattino rimpiazza il coniglietto. Sono entrambi carini. Preferiste vedermi vestita da coniglietto o da gattina? Nuda. Che cosa? Nessuna risposta? Siete proprio noiosi? Hai dato la risposta esatta. Te lo dico dopo in privato, vai vai vai. Zoccola. Bene, bene, bene. Abbiamo finito tutti. Vediamo quindi se appare qualcuno dei nostri amichetti. Allora, ci sono gli amici dello sport. C'è Ai. E quell'altro dovrebbe essere dall'altra parte della città. Però, nonostante questo, completerei la pesca. Per il semplice fatto che in questo modo abbiamo la volpe al massimo. Otteniamo già una nuova persona. E di conseguenza, tutto quello che ci potrebbe curare viene abbassato di prezzo. Però c'è anche Naoto, cavolo. Il salvataggio l'ho fatto. Andiamo alle terme, anche d'inverno, dai. Vediamo se Naoto può apprendere qualcos'altro. Zio Dain, ovviamente. E ti dico, che potenziamento, io lo toglierei. D'altronde, se vogliamo potenziare qualcuno, adesso abbiamo Cie. Naoto è buona su tutti i fronti, di conseguenza, se ha tutte le magie e se ha anche un attacco fisico, la sfruttiamo al meglio. Andiamo di nuovo a lavorare come tutor. Non è ancora pronto a rafforzarsi. Sai che novità? Vabbè, lo facciamo per i soldi stasera. Venerdì. Oggi le lezioni sono finite. Oggi Dojime e Nanako torneranno a casa. Decidi di rientrare subito. Potevano rientrare domani. Che palle. Quando tornate a casa trovi Teddy ad aspettarti. Okaeri, Kuma. Non sono Nanako. Tu, proprio la manata qua. Vai via. Rimani freddo come il ghiaccio. Teddy ha uno sguardo serio, non sembra intenzionato a molerlo finché non glielo insegni. Cosa vuoi insegnargli? Mostriamoglielo, dai. Adesso entra qualcuno. Non essere troppo felice. Ovviamente. C'è scritto premium. No. Nanako sembra felice. Ehi, se vuoi puoi restare. Kuma-san, papà può restare? Non importa, troppo tardi.
Beh, devi chiederlo a lui, non a me. Kuma-san wa onii-chan to Nanako no tomodachi desho? Oh. Tomodachi wa issho ni itte ii in da yo. Che patatina lei. Oto-san. Sushi da kara tte kini sunna. Kyou wa iwai no seki daro. Papa-san. Papi. Kuma. Shiawase mono Kuma. Si direbbe che stasera vi godrete una cena molto allegra. La madonna! Quanto è grossa sta cosa di sushi! Eh beh, immagino! Però Dojima mi sembra che non stia più bevendo birra! Anche a me piace! Fa niente, sono una bimba brava ora! Mangia piano! È ritornata alla quotidianità con Nanako e Dojima. Dopo cena cammini con Teddy fino a casa di Yosuke. Chissà com'è casa di Yosuke. Teddy è stato qui mentre non c'ero. Ah, sei fortunato, volevo giocare con lui. Andiamo a trovarla giù, nel sfratellone. Ah già, ho sentito che sei stato male durante le vacanze invernali. Accidenti, avresti dovuto dirmelo. Lo so, non vuoi farci preoccupare. Ma dovrei prendermi cura di te. Una volta ogni tanto potresti farmi fare la parte dello zio. Eh beh, dammi un altro modellino. Sempre lo scooter. Ah, signor... Oh, che palle. Io mi dimentico sempre di questa povera donna. E tutte le volte che mi dimentico di lei ho dato tutto il pesce al gatto. Allora, vediamo il motorino di Cie. Eccolo qua, tutti i modellini degli scooter. Oh, strariperanno dal mobiletto, però sono bellini. Costruiamo un modellino ed è quello di Yukiko, ovviamente. Mi chiedo se fra i modellini ci sarà anche la bici di Kanji, però. Sarebbe strano, ma sarebbe sensato. A proposito di bici. Ehi, Star! Teddy mi ha detto che Nanako-chan è uscita dall'ospedale. Ragazzi, che sollievo. Ora finalmente il caso mi sembra davvero chiuso. Oh, giusto. Ne stavo parlando con gli altri prima. Che dici di fare una festa per il ritorno a casa di Nanako? Vuoi organizzarla tu? Amico, veramente non perdi un colpo. Va bene, stavolta ci penso io. Allora ci vediamo domani pomeriggio alla ristorazione. Avviso gli altri. Non vedo l'ora. Ok, se si fa domani, eccolo, sempre qua. Potrei sfruttare la giornata di oggi per pescare. Per oggi le lezioni sono finite. Domani festeggi il ritorno a casa di Nanako. Cosa vuoi fare oggi? Questo è proprio il lavoro che ho missato per tutto il gioco. E infatti, anche voi. Io non so come possiamo essere ancora amici dopo che vi ho ignorato per tutto l'anno, però. Ah, Yukiko! Cavolo. Aspetta, va bene tutto. Però, se mi offri una roba del genere, vediamo se ne vale la pena, usciamo con Yukiko. Se non dovesse apprendere nulla di che, andiamo a pescare. Matarunda, che cosa sei? Riduce l'attacco, ma direi di no. Ok, forse non ne valsa la pena, ma c'è sempre la speranza che apprenda carica. No, concentrazione, scusami. Bentornato. Che bello rivederti. Possiamo lavorare come tutor, si rafforzerà presto, andiamo. Dato ripetizione a Shu, chissà se questa salterà fuori in qualche compito in classe. Se sì, vorrei sapere come fare per memorizzarla. Chiedi alla persona sbagliata. Presto ci sarà un compito in classe, molto importante. Includerà un mucchio di argomenti. Oh, sarò il primo della classe anche questa volta. Non perderò. No, non perderò. Nonostante le sue parole, Shu sembra in ansia. Ehi, avere buoni voti, essere bravi nello sport, essere socievoli e di bell'aspetto. Secondo te è possibile riuscire a essere così? Conosci persone del genere? Eccolo qui. Parli di te. Sei un po' presuntuoso, eh? Insegnami come si fa. Ultimamente faccio sempre questo sogno. Sono su un treno. Il treno va sempre più veloce e io non ho idea di dove stia andando. Non ci sono uscite. Qualcuno si avvicina dal vagone dietro di noi. Sento le porte aprirsi e il rumore dei suoi passi. Non so chi sia e inizio ad avere paura. Ogni volta che faccio questo sogno sento che questa persona è sempre più vicina. Probabilmente sei posseduto. Devi essere molto stanco. È probabile. L'unico momento in cui riesco a rilassarmi è quando dormo. E ora non riesco a fare neanche questo. Mi sento in trappola. Ti capisco ragazzo, con le aspettative addosso. Se non sono in forma. Shu sembra tormentato da qualcosa. Proviamo a rallegrarlo allora. Sì, hai ragione, devo fare del mio meglio, grazie. Non è il migliore dei consigli, però. Ti prego, torna di nuovo. Si è rafforzato ulteriormente.
Questo ragazzino, Porrellino, ha bisogno di un amico e ha bisogno di qualcuno che lo ascolti, ovviamente. Spero proprio che in New Game Plus riuscirò a completare tutti nel minor tempo possibile. Sento che stanotte riuscirò a dormire bene. Ci vediamo presto. Buona serata. Dunque, domenica, festa per Nanako. Poi quello che succederà lo scopriremo. Hai deciso di partecipare alla festa presso la ristorazione per festeggiare le dimissioni di Nanako dall'ospedale. Dovresti recarti alla ristorazione insieme a Nanako. Oh, oh, piccolina lei. Alla ristorazione del Junes, tutti si sono radunati per festeggiare le dimissioni di Nanako dall'ospedale. Ah, così proprio? Sotto il tendone? Già, ikuyo! Se no? Omedeto! Omedeto! Ecco. Omedeto! Evviva! Nanako-chan! Sono felice! Genki ni natte, honto ni yokatta, Kuma! Arigato! Nanako, zenzen genki da yo! Ie de mo futsuu ni dekiru yo, ne, onii-chan? Certo! Gakkou mo ikeru shi, otetsudai mo dekiru yo! Nanako sembra soddisfatta. Moshikashite mai yori genki ni natchatta in janai ka? Honto, bujii de yokatta yo na. Ma lei ricorda quello che è successo? Shoujiki jinsei de ichiban kimo ga hieta ze. Shikamo sa. Ano ne? Esatto. Ammari oboete nakute. Gomen ne. Nanako-chan. Piccolina. Hanamura. Anta jirai fumanai de shita hoga ii yo. Maji de. Menboku nai. Oboete nai no mo muri nai desu. 僕らでさえそうだったんですから それに忘れた方がいいことだったんですよ Esatto, meglio così そうだよ 今のナナコちゃんが元気なんだから それでいいって そうだ 今日は堂島さん来ないの? お父さん? 今日はお仕事行ったよ beh, deve recuperare un bel po' di cose firma e scartoffie Esatto 祝うはずが逆にお勘定を払ってもらう的な流れになりかねねえし Teiuka, suatte shabetteru dake ja, Nanako-chan taiku. Sono felice finché ci siete voi. Esatto. Onii-chan tachi to issho dakara, tanoshii yo. Okashi ippai aru. Ja, Nana-chan. Io vedo solo biscotti. Yasashii onii-san tachi ga me no bae de nandemo yaite kureru de. Nandemo ja nei yo. Itsumo okurarete nda ga. Già, onigokko, sgoi gyousou no ojisan ga okkakete kite, tottemo thrilling! Kawatte nei shi! Tsuka, okuraseru zentei ja nei ka, hashin no kinshi na! Koyu basho nara mono ooi shi, honto wa kakurenbo toka dekitara tanoshin daro kedo ne? Ma dai! Kakurenbo! Nanako tokui da yo, oni mo docchi mo! Sentiamo! Onii-chan... Nanako-no-koto... Hai ricordato qualcosa? Sorette... Nanako-chan... esatto. Ne... Wakannai... Demo... Onii-chan-tachi... Kite-kureta-no-wa oboete-ri-yo? Televi-no-hiro-mitai-de... Minna kakko-yokatta... Se eravamo vestiti da Federman era perfetto, insomma. Yo-yo-yo-yo... Kuma... Nana-chan-no-hiro-ni-nareta, Kuma... Nakuna Kumako. Kotte wa utsun daro. Sokka. Oboetete kuretan da. Nara, maji de yatte mikka. Uriba kaihou kakurenbo tai. E se ci dicono qualcosa, me la prendo io la responsabilità. Doijoubu? Esatto. Time sale made jikan aru shi. Kakurenbo nara hashiru hitsuyou nei shi sa. Beh, oddio, per scappare sì. Kaden uriba kurai nantoka nan daro. Sasuga odaikan! Shimatsusho kaku toki, Kuma ooen suru! Da! Kakasu na! Teka, sore, uriba kaihou dekite nei shi! Nandaka watashi mo wakuwaku shite kita! Mi chiedo se ce la fanno vedere veramente l'aria, però. Onii to kakureru no, docchi yaritai? Dubito, sarà sicuramente una scena e basta alla fine. Docchi mo! Yoshi, niku o kakeyo! Ma dai! E questo l'hai deciso tu! Yokkanna! Imi wakanne yo! Esatto!
Tanto alla fine quella che ci guadagna è lei, non gli altri, quindi. Per fortuna Nanako si è mai divertita. Dopo essersi divertiti tutti insieme, riportate Nanako a casa. Vabbè, la scena del nascondino ovviamente non la vediamo. Tadaima. Oh, ehi, poveri. Bentornato. Ah già, ti è arrivato un pacco, è sul tavolo. Il regalo di grandi affari di Tanaka è arrivato. Palla di fulmini. Wow. Vediamo le offerte di oggi. Esatto. Pane dell'anima per 4, cibo più salutari e popolari. Che meraviglia, non credo ai miei occhi. Pane dell'anima per 2, il tutto a 24.800. Abbiamo anche un'altra spettacolare offerta. Pietra Ryugu, pane dell'anima is good. Ma Rita Soda, le pietre che non ce l'abbiamo mai. Nonostante siamo poveri, sì. Continuiamo i nostri modellini, ovviamente. Hai completato il modellino scooter rosso. Ok. Dai, su. Fammi andare a pescare. Ehi, senpai. Amico, sia Nanako-chan che Dojima-san stanno meglio, è fantastico. È curioso, sono felice per loro come se fosse la mia famiglia. È stato duretta per loro, ma almeno li abbiamo salvati. Hai ragione. Finalmente me ne sto rendendo conto. Oh, ora che mi viene in mente, Nanako-chan avrà problemi con i compiti? È stata a casa da scuola per parecchio, non sarà difficile per lei recuperare. È alle elementari, che difficile di cosa. Ma in fondo è molto più intelligente di me, non c'è nulla di cui preoccuparsi forse. Su quello non ti devi preoccupare, ma proprio no. Quindi vai tranquillo. Dopo scuola. Ok, lezioni finite, gennaio sta già per finire. Il giorno in cui dovrai tornare in città sta per avvicinarsi sempre di più. Dovresti crearti più ricordi possibili con tutti quanti. Potresti lavorare dopo scuola. Già. Wow, però non me lo ricordare così. Non mi ricordare che sta per finire tutto. Quindi per oggi direi che possiamo andare a pescare tranquillamente. Eccoci qua, dopo tanto tempo, finalmente andiamo alla cattura del pescione. Peschiamo, visto che hai finito di leggere pesca per principianti, potresti pescare meglio, puoi passare la giornata a pescare, certo. Il cielo è nuvoloso, che tipo di pesce ci sarà oggi? Non lo so, l'importante è che esca quello giusto. Aspetta, aspetta, aspetta. Sei tu, vero? Che è successo? Si è liberato dal lama ed è tornato nell'acqua, ma non ho avuto neanche il tempo di ritirarla. È velocissimo, quindi. Bastardo. Sei tu, eh? Appena scende, subito. Bastardo. Sei mio, eh? Non starò qui a dirvi per quanto tempo l'ho cercato, ma alla fine sei mio, stronzo. Stavo addirittura guardando Camera Caffè nell'attesa fra uno splash e l'altro, io. Madonna mia, ti sfondo adesso. Vado dal vecchio, io lo butto in faccia al pesce e suona malissimo la cosa. Ed ecco di nuovo il copertone. Finalmente. Dobbiamo ringraziare Teddy che abbiamo catturato i pesci e gli insetti durante l'inverno con lui. E con questo il minigioco della pesca è andato. Basta. Non lo toccheremo mai più. Se non probabilmente New Game Plus, quando dovrò per forza di cose farlo. Non vedo l'ora di mostrare il pesce al vecchio domani. Dunque nonno, mostriamogli il guardiano. Cosa? È vero? Oh cielo! Sorpresa, per un istante ho visto la mia defunta moglie, ma è lui, è il guardiano marino che non sono mai riuscito a catturare. Ragazzo, ben fatto, non credevo mai che l'avrei visto davvero, sono felice di aver vissuto abbastanza. Non ho rimpianti, forse è il momento per raggiungere la mia cara moglie, posso morire. No, non è ancora finita, ho acceso in te il sacro fuoco del pescatore, posso fare lo stesso per gli altri ragazzi. Non ti dispiace prima di abbandonare questo corpo mortale e lavoro ancora un po', vero mia cara? Non ci metterò molto. È esaudito il desiderio sull'ema. Oh, finalmente. Volpina, questa è l'ultima volta che io e te ci vediamo. Per fortuna, a modo suo. Eccomi. La volpe ha portato l'ema, probabilmente preoccupata. Gli ha detto che hai fatto tutto. La volpe sembra vivace. Evviva, soldi, soldi, soldi. Ora sarà contentissima, straripera di denaro. Se si venisse a sapere, beh, più di così cosa devo fare? La gratitudine della volpe. Hai passato il tempo con la volpe.
Il tuo legame è diventato più profondo. Sembra che per rafforzare il tuo rapporto con la volpe vadano rispettate delle condizioni. Si sta facendo tardi? No, aspetta, in che senso? Cosa devo rispettare, mia cara volpina? Non posso tornare indietro perché non ho salvato e non voglio rimettermi a ripescare. Ma che cosa ho missato, scusami? Il vecchio era contento. Forse devo tornarci anche di mattina un'altra volta per completarlo? Cioè, dovevo dirgli prima che la missione è completa e poi tornando me l'aumentava. Però tutte le altre volte me l'ha aumentato al massimo subito. Cioè, così mi perdo un'altra giornata per il niente. Tutor stasera, giusto? Si rafforzerà presto, perfetto. Ehi, ecco, oggi... Shu, Shu, ho appena ricevuto una chiamata dalla scuola. A quest'ora? Shu, non è vero, dico bene? È solo una bugia, Shu, vero? Shu, guardami, Shu. È tutto vero. Shu... Mi dispiace, ti prego, per oggi vai a casa. Mi dispiace. Shu parla con voce tremante. Shu, cosa sta succedendo? Io ti prego, vai a casa. Vai a casa. Forse è il caso di andare via per oggi. Hai deciso di tornare a casa. Cosa sarà successo a Shu? Ricordi di esserti addormentato nel tuo letto. Oh, ok. Beh, effettivamente è una chiusura di giornata un filo strana. Quel pettine, però. Provi a ripensare ai tuoi ricordi di Marie. Festa? No, è ancora Margaret, di sicuro. Salve, chiedo perdono se interrompo la tua mattinata. Ritenevo giusto informarti sui miei progressi della ricerca di Marie. Sto per scoprire la sua posizione, dammi solo ancora un po' di tempo. Oh, e ti ricordi che aveva perso la memoria? Pare che questo incidente abbia a che fare con quei ricordi perduti. Intrecciando il suo destino con il tuo potrebbe aver scoperto qualcosa. Ora, se vuoi scusarmi... Sì, ma non è nulla di concreto, cioè continui a darmi informazioni sparpagliate che non mi danno nulla. Mattina, domanda? Cavolo, oggi si gela, quest'anno ha persino nevicato. Ma per quanto rappresenti un disagio, la neve stessa rende splendida e candida. Lo sapevate che a volte cadono dei fiocchi di colore diverso? Ebbene, farò un favore da Maghi-san e porrò a lei questa domanda. Di che colore è la neve che cade in primavera in Europa? Ah, come? Quale sarebbe il favore? Non capisco. La neve europea è in primavera, tu lo sai, Starkun. Rossa? Risposta esatta, Maghi-san, il rosso era il tuo colore preferito, no? Durante la primavera europea i fiocchi cadono in tinta cremisi perché la neve si mescola con la sabbia rossa del Sahara. Quest'ultima viene trasportata dal vecchio continente grazie al vento. Stiamo parlando di circa 1 milione di tonnellate. Assurda la forza del vento, eh? Certo, deve essere spaventoso quando tutti si ricopre di rosso. Si è ricordato che il mio colore è rosso. Grazie per l'aiuto, comunque. Eh beh, effettivamente era molto semplice perché ci si poteva arrivare anche solo guardandola, forse. Le lezioni sono finite, gennaio sta per finire, dovresti farti più ricordi possibili. Andiamo un attimo dalla volpe, a questo punto. Va bene gli amichetti sportivi e tutto il resto, però... Ah, c'è Cie. Allora, vediamo se prima però la volpe è disponibile, così... La completiamo. Tanto le uscite sì col motorino sono utili, ma sono un plus alla fine. Volpina, scusami un attimo, eh. Va bene tutto, ma mi hai fatto perdere la giornata. La volpe sta cercando di dirti qualcosa. Un grazie. Oh, la tua dialettica è coinvolgente, puoi comprendere le emozioni della volpe. La volpe sembra preoccupata per la cassetta delle offerte. La cassetta di offerte è vuota. Che fine hanno fatto tutte le offerte raccolte dalla volpe? Forza, fuori dai piedi! Fuori dai piedi, ho detto! C'era un ladro? Di operai è arrivato e si è messo al lavoro. Ma è il rumore di dei... Madonna mia! La cassetta delle offerte e il tori sono d'oro luccicante. Dio mio! Sembra che i soldi risparmiati dalla volpe servissero a questo. Clink! Ecco, appunto. Dio, hai aiutato il mio amico nel momento del bisogno. Per favore, esaudisci anche il mio desiderio. Ho portato parte della mia paghetta. Il bambino ha lasciato un'offerta. Arrivano tutti? Tutti quelli che abbiamo aiutato? Ma c'era bisogno di farlo d'oro?
Dio che esaudisce i desideri, ascoltami per favore, ti darò tutto ciò che desideri. La signora ha lasciato un'offerta generosa. E ho sentito, 3 monete. La volpe intanto. Sembra che chi ha sentito parlare delle benedizioni concesse dal santuario sia venuto a porgere i propri omaggi. Di questo passo la cassetta delle offerte si riempirà in un lampo. Sembra vivace. Evviva, è tutto d'oro. Tieni, questo è un ema. La volpe ha preso in bocca un ema. È ottenuto ema di gratitudine. Ah, oh, che grazie. L'ema è ricoperto di impronte della volpe. Ma dai, che carina. Sembra un segno di gratitudine da parte della volpe. Percepisci un legame indiscendibile con lei. Oh, quella volpina. Carina. E basta missioni però. Finalmente finita. Donna mia. Ok. E anche questo confidant andato. Tu sei me, instaurato un legame autentico. Queste affinità sincere saranno i tuoi occhi per scorgere la verità. Ti impartiamo la facoltà di creare Ongyonki, la forma definitiva dell'arcano eremita. Ha raggiunto il suo apice, legame che non può essere compromesso. Ongyonki, l'abitante delle ombre. E rafforzato il legame con la volpe, sociale e servizio all'interno della TV. Lo so. La volpe è piena di energia, probabilmente continuerà l'opera di strutturazione del santuario. Si sta facendo tardi. Ma c'era bisogno di farle dorate ste cose. Vabbè, oh. Contenti loro. Bentornata, c'è un pacco per te. Sì, ho visto. Pietra Ryugu che hai acquistato durante. 2 pietre e 3 amrita soda. Allora, scusami, voglio andare al santuario. Parentesi, mi chiedo, e la vedo impossibile, se durante le feste tipo estive tu puoi rendere dorato il coso. E appunto lo penso abbastanza difficile, se non veramente impossibile. Però sarebbe interessante, perché ci sono le cutscene durante appunto. Dio mio, è un pugno nell'occhio, Angyu Genki, lo so signora. Potrei pescare proprio per la signora. La signora mi dà delle pietruzze volendo. E effettivamente io tutti quei pesci qua li avevo presi proprio per la signora. Sono scemo io che poi li ho dati al gatto alla fine. Però dai, era un gattino. Non potevo lasciarlo morire di fame, poverino. Che culo. Ho pescato un altro guardiano del fiume. Bon, così se riappare la signora gli diamo il pesce e sarà bella che contenta. Quindi abbiamo il tempo, possiamo fare i nostri legami come ci dice il gioco finalmente. Quali legami sono più importanti di altri al momento? Abbiamo gli amichetti dello sport e io ti dico completerei proprio loro. Margaret, appena rientriamo probabilmente nella TV ci pensiamo, nel senso faccio un po' di soldi, li utilizzo per le fusioni e la portiamo al massimo. Compagni atleti, appunto come dicevo siamo al 4, quindi di conseguenza sono più facili da poter maxare. Il fratello di Saki, la signora, vabbè, è un caso a parte. Lui lo finiamo. E hai Adachi. Adachi, cacchio, è ancora al 9. Non mi sembra di aver mancato nulla, però ho sentito delle voci. Si dice che tu abbia preso all'amo il guardiano del fiume Samegawa, è così? Mi ci faresti dare un'occhiata? Volentieri. Ce l'hai con te? Ebbene, vuoi farmelo vedere? Certo. Finalmente, il pesce che chiamano guardiano di Samegawa. Ehi, torna subito. Contento lui? Perdon l'attesa, l'ispirazione ha colpito. Vorrei che tu l'avessi come segno della mia gratitudine. Il guardiano. Ti ho chiesto un sacco di favori, Grazie infinite per l'aiuto. Beh, l'altra volta dicevo appunto che Kanji non ha ricevuto nulla. Vediamo com'è questa. 299 con 86 di precisione, 50 SP non ne valgono neanche la pena. Pare alberghi nel Samegawa serve l'esperienza per pescarlo. Minchia. Non lo so, non mi sembra che valga la pena. Va bene, completiamo i nostri amici dello sport allora. Purtroppo non ho grandi quantità di denaro, ma quel poco che mi rimane spendiamo il minimo sindacale proprio. Allora Daisuke, è da un sacco che non usciamo assieme. Ehi Star, non ho visto Ko, ma avete gli allenamenti oggi, giusto? Visto che possiedi Sanben, si rafforzerà presto. Questo pomeriggio andiamo. Ti stai davvero appassionando. Daisuke sembra ammirarti. Saranno mesi che non giochiamo a basket. E Ko non c'è. Ko non c'è, forse ha avuto un impegno urgente. Cacchio, sono esausto, chiudiamola qui. E vai. Davanti agli armadietti del liceo c'è Yasogami. Le scarpe di Ko sono ancora al loro posto, sembra che sia ancora a scuola. Ma non lo vedi. Hai deciso di andare a cercarlo. È imboscato da qualche parte.
sul tetto del liceo Yasogami. Vedi Ko. Aiuto, sto morendo di freddo, helpami. Gli allenamenti oggi sono già finiti. Hai proprio una bella faccia tosta, eh? Tu che dicevi dell'importanza e tutto il resto. Ehi, bello, dammi tregua. Si sforza di ridere. Non so se il basket mi piace ancora. Non dipende dalla mia famiglia, mi hanno dato il permesso. Hanno detto che posso fare quello che voglio. È buffo, prima non volevo saperne di farmi giocare a basket. Adesso posso fare quello che mi pare. Stamattina ho anche fatto un tiro. Ma qualcosa non andava, non sentivo nulla. Non mi sono divertito, non mi sono annoiato. Non sentivo nulla. Ko scruta il cielo. Sono qui da quando sono finite le lezioni. Poi ho sentito le squadre dei club che iniziavano gli allenamenti e mi sono chiesto perché sembra che si stia divertendo tutti da morire. Mi sentivo distante. Oh, un uccello. Gli uccelli sì che se la spassano, possono volare dove vogliono. Io invece mi sento come se fossi sprofondato in fondo all'oceano. Magari ci dovremmo andare a divertire. Magari potremmo andare in uno di quei Gokan. Che ne dici? Le ragazze impazziscono per i tipi pacati e intellettuali, giusto? Sorride ironico. Ma quella storia lì del matrimonio magari è in realtà per quello. Comunque non salterò i prossimi allenamenti, tranquillo. Sei venuto qui solo per cercarmi. Grazie, bello. È da tutto il resto dell'anno che non ti calcolo, quindi cerchiamo di stringere i tempi. Ci servono 5 giorni per lui, a meno che non ci sia qualche intermezzo o appunto devi rafforzare il tuo legame, sì. Ah, ce ne servono 9 e quell'altro 9 e probabilmente anche il tutor la mattina dovremmo riprenderlo. E quello sicuramente sarà l'unico confident che non riuscirò a fare. Credo che resterò qui ancora un po'. Stasera vengono dei parenti a casa, ma non sono pronto a incontrarli. Sono bravo a recitare la mia parte, ma a volte mi pesa di più. Scusami, ora vorrei stare un po' da solo. Hai deciso di lasciare qua, fissare il cielo e di tornare a casa. L'importante è che non ti prendi un raffreddore, bello. Ok, di... Oh, eccoti. Oggi sono stata a fare compere. Brava. Puoi lavorare come tutor. E direi che sì, andiamo a farlo, vediamo come sta il bimbo. Almeno anche quest'altro confident lo completiamo. Si rafforzerà presto, dai. Mi spiace per quello che è successo l'altra volta, è stato brutto. Shu resta in silenzio per un po'. È un silenzio imbarazzante. C'è un cerchio sul calendario intorno alla data di oggi. Ah, giusto, oggi è il mio compleanno, me ne ero dimenticato. Buon compleanno allora. Non ho alcun motivo di essere allegro. Shu sembra sul punto di piangere. Persino la mia mamma l'ha dimenticato. Non è neanche in casa. Shu sembra triste. Organizziamo una bella festa allora. Di organizzare una festa di compleanno per Shu. Per prima cosa ti servirà? Una torta. Devi procurarti una torta. C'è un solo posto che ti viene in mente. Junes. Hai deciso di telefonare a Yosuke. Ehi, che si dice? Hai spiegato a Yosuke la situazione. Ricevuto. Beh, capisco perché vuoi aiutarlo. Lascia fare a me. Mandami un messaggio col suo indirizzo e troverò la strada da solo. Non ci metterò molto, ok? Bravo. Eh? Ma cosa? E ci deve aspettare l'arrivo di Yosuke. Oh, ma dai! Oh, Shu è rimasto a bocca aperta. Ehi, ho chiamato tutta la banda. Ho fatto bene, vero? Pare che Yosuke abbia radunato tutti quanti. Ma dai! Yosuke ci ha chiamato di punto in bianco, sai? Continuava a ripetere incontriamoci al June. Era talmente insistente che per un attimo mi sono preoccupata. Ma una festa sorpresa così, beh, sono queste le sorprese che mi piacciono. Anche a me, ma dobbiamo aprire i festeggiamenti nel modo giusto, ovvero con una canzone. Tanti auguri a te, tanti auguri a Shu-kun, tanti auguri a te. Shu è ancora impietrito. Avanti con queste candele, soffia, soffia. Ah, ma... Se non ti sbrighi ti ritroverai con una torta dal sapore di cera. Non la mangerebbe nessuno, dai, forza, soffia. Ok. Uno, due, Shu fa un bel respiro. È tutto buio, la luce, ehi, chi è stato? No, non sono stato io, niente calci per favore. È l'interruttore, non dovrebbe essere qui da qualche parte. Scusa, penso io all'interruttore. Oh no, è colpa mia, eh? È la tua faccia questa? Sì, lasciami il naso.
Scusa, torno al mio posto. Ai, mi hai calpestato. Mi spiace, un momento, dove sono finita? E dai, Yukiko, ok, ci penso io. Proprio sulla bocca dello stomaco. Ma insomma, tornate tutti a sedere. Star, pensa tu alla luce. Oh Gesù, cos'è successo? E Naoto perché è lì? Magica io. Questa è la prima cosa di cui ti preoccupi. Beh, adesso non pensiamoci più. Buon compleanno! Grazie. Quanti anni hai? 13, cioè volevo dire 14. Wow, sei giovane. Cavoli, deve essere bello essere nel fiore degli anni. Guarda che non sei mica una vecchietta, sai. Però, Shuku, la tua vita è davvero ancora agli inizi. Yukiko rivolge a Shu un sorriso gentile. Intanto c'è Risette e lui magari neanche sa chi è. Sì, è vero. Cavoli, ma sei sempre così serio? Beh, non è niente di che. È solo un giorno in cui sono nato. È così, ed è un momento di festa. È un buon motivo per essere felici. Ma io merito davvero di essere nato. Shu mormora tra sé e sé. Ma che scemenza! 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 Shu è sorpreso. Certo che sì! Shu è sorpreso. Ah, già. Dai, passiamo alla torta. Giusto, prendiamo tutti una fetta. Sei un coglione. Iniziano ad animarsi. Si è fatto tardi, i tuoi amici sono tornati a casa. Grazie, io... Shu inizia a piangere. Io sono stato sospeso da scuola. Mi dispiace, sensei. Ho imbrogliato il compito in classe. Wow, cioè, per aver imbrogliato vieni sospeso? Ero così preoccupato. Ho pensato che se non avessi preso il voto più alto, io... Niente ha senso. Se non sono il migliore, non posso non esserlo. Altrimenti la mia mamma non mi vorrebbe più bene. Mi ha chiesto perché l'avessi fatto e mi ha detto di sentirsi tradita, umiliata. Ha detto che per lei non sono suo figlio. Piangeva così tanto. Wow, e allora è stronza lei. Non aspettiamo di che si calmi allora. Mi dispiace. La prima volta che sono riuscita a scrivere il mio nome, la mamma mi ha elogiato. Andava in giro dicendo a tutti che ero un genio. Così ho fatto del mio meglio. Non ho fatto altro che studiare, per non deludere le sue aspettative, in modo che la gente riconoscesse che mia madre era in grado di crescere un figlio da sola. Ho sempre dovuto essere il numero uno. Ma poi è arrivato quel nuovo studente. La scuola da cui veniva era più prestigiosa della nostra e nei compiti in classe prendeva sempre il massimo dei voti. In più è anche bravo nello sport ed è molto socievole. È diventato il migliore agli occhi di tutti, che ora invece ridono di me. Io sono soltanto bravo a studiare, mentre ora non mi è rimasto neanche questo. Tutto il giorno a studiare, niente club, niente amici. Cosa mi resta? Non ho niente. Non valgo niente se non sono il numero uno. Se tutti gli altri, se persino mia mamma smette di credere in me. Ho tanta paura. Imbrogliare è la mia unica possibilità. È questo che ho pensato. E così io... Mi dispiace. Shu ricomincia a piangere. Rimproverarlo duramente sarebbe stronzo. Cerchiamo di ragionare, dai. Con tono gentile hai spiegato a Shu che non dovrà farlo più. Sì, non lo farò mai più. Sembra che Shu abbia capito. E mamma, è tornata. Io vado a parlare con lei. Grazie per oggi, sono stato felice. Ma a parte che poi, scusami, quando prima abbiamo guardato il calendario, stavamo guardando la porta, non il muro. Ci ho fatto caso adesso che il calendario era di là. Livello 9, dai che lo completiamo e oggi non veniamo sicuramente pagati. Quanto ci fai? Torna presto, farò del mio meglio. Bravo. Ok, vediamo chi altro è disponibile. Sta nevicando, quindi conta probabilmente come pioggia. D'inverno non piove, quindi ogni venerdì è il giorno del Mega Gyodon. Beh, cacchio. Il venerdì proprio è stato un culo assurdo, neanche me l'aspettavo. Mi volevo solo vedere se mi diceva qualcosa proprio perché nevicava io. Il fratello di Saki, cavolo, però anche la sfida del Gyodon. Abbiamo tutto per poterlo fare. Forza. È da un sacco che non passavamo qui. Hai accettato la sfida?
Edizione invernale, il riso ancora non si vede. Inizia a sospettare che la ciotola sia un portale per il manzoverso. La quantità di carne presente in questa ciotola è sbalorditiva. Per finirla tutta è necessario comprensione ai propri limiti, la conoscenza delle tecniche di rilassamento, il coraggio per sfidare l'oceano di carne, la dirigenza da non cedere davanti alla sfida tanto disumana. Tutti questi tratti sono indispensabili per superare la sfida del mega ghiodon speciale dei giorni piovosi. Tuttavia, sei convinto di potercela fare. Hai finito il pasto. Bravo ragazzo, ce l'hai fatta! Hai finito con il tuo meglio di superare la sfida del mega ghiaccio speciale dei giorni piovosi e ne sei uscito molto cresciuto! Cioè, aspetta! Scusami, il premio è il fatto che riceviamo delle statistiche quando per appunto farlo devi avere le statistiche al massimo? Visto che hai finito di leggere, sì, sti cazzi! Aia, fantastico, l'hai spazzolato tutto! Visto che sei riuscito a finire il pasto, non devi pagare! Aia, l'hai mancata per un soffio! E tu mi provochi e io ti distruggo! Tu mi hai provocato e io mo te magno. Anche oggi mia figlia si occupa delle consegne. Mi spiace, è sempre impegnata. Per fortuna ho una figlia instancabile. Grazie a lei gli affari vanno a gonfie vele. Bravo, sono contento. Dopo aver mangiato sei tornato a casa. Con la pancia piena stasera non si cena. Ehi, eccoti. Mi sta venendo il dubbio che tutte queste pietre si ottengano in New Game Plus, sai? Eccola qua, signora, salve. Per caso hai qualche Ayu Genji da offrirmi? Certo. Grazie mille, ecco il segno di gratitudine. Prendi pure. Pietra Gyozen, grazie. Spero di rivederla domani, signora. Vorrei darle ancora del pesce. Sto portando l'anaco al Junes, vuoi farci compagnia? Certo, volentieri. No, oh, col giubbettino, che carina. Evviva, mi piacciono le verdurine. Sei venuta a fare compere con Nanako. Everyday young life Junes. Era da tanto che non la sentivo. Cosa hai trovato? L'altra volta abbiamo preso... L'unica volta che siamo venuti abbiamo preso la pappa reale. Hai deciso di comprare una cosa che ha attirato la tua attenzione. Ecco, appunto. Papà, devo andare in bagno. Va bene. Io accompagno Nanako al bagno. Tu aspettaci qui con la spesa. Chi incontreremo? L'altra volta abbiamo visto Chie e Yukiko. Vedi Yukiko e Kanji. Oh, a pochi passi da te. Sembra che non ti abbiano visto. Senti la loro conversazione. Ehi, posso chiederti una cosa un tantino personale? Che c'è? Kanji-kun, quando è che i tuoi capelli sono diventati di quel colore? Sì, secondo te è una cosa naturale? Diciamo che l'ho fatto per motivarmi. Quando ho a che fare con una gang, non voglio essere sottovalutato. Sarebbe una seccatura. Quindi li hai tinti da solo? Dici che potrei farlo anch'io? Col cavolo, tu fra tutti proprio non dovresti. Hai mai visto una locandiera bionda? Davanti a una cosa simile penserebbero tutti: oh, ehi, era di certo una yakuza. Uffa, che posso fare? Fateli rossi. Con tutto quello che è successo l'anno scorso ho capito tante cose che credevo di poter cambiare. Così, come Teddy è diventato Teddy 2.0, volevo diventare Yukiko Amagi 2.0. Stai sbagliando tutto, però. Se senti di essere cambiata, dovrebbe bastarti questo. Sai, ora che ci penso, non ho alcun motivo di continuare a tingermi i capelli. Ultimamente credo di averli tinti, spinto dall'abitudine. Kanji-kun con i capelli neri. Ecco appunto. Ehi, sei stata tu a cominciare, ora mi prendi in giro. Yukiko e Kanji se ne vanno. Sono amiconi anche loro. Tornino e poi tutti e tre tornate allegramente a casa. Dai, era da... Boh, un sacco che non andavamo al Junes assieme. Amichetti sportivi? Sì, perfetto. Ehi, Star! Oh, scusa, vieni agli allenamenti. Go si rafforzerà presto, dai, eh? Sì, andiamo. Go annuisce. Chissà se Daisuke ha percepito che Go non sta al 100%. Non ha neanche tirato. Vediamo, aspetta, provo a fare un altro giro. No, non abbiamo tirato neanche noi in realtà. Partecipi agli allenamenti di basket, la tua dirigenza è aumentata, ma non ci serve. Go non sembra molto motivato. Ehi ragazzi, mangiamo qualcosa sulla via del ritorno. Gli allenamenti sono già finiti. I miei? Sì, stanno mettendo a posto. No, i miei. Quando è che sono andati via tutti? Sono finiti, eh? Devo andare a casa. Ehi, Star, che problema ha? Per caso sta male? In realtà penso sia qualcos'altro. Qualcos'altro? Che succede? Sai, sono un tantino basso per essere un giocatore di basket. Immagino di sì. Ma la cosa è sui vantaggi. Mi diverto da morire quando mi faccio strada tra i spilungoni. Mi fa stare bene, come se è una cosa che posso fare solo io. Non mia nonna, non mia sorella, solo io. Ma che serve? Che importa quanto mi alleno? Tanto non giocherò mai nessuna partita vera. È del tutto inutile, non serve a niente. Go, dici sul serio, coso?
Io vado, ci si becca. Chissà com'è il rapporto al contrario, cioè quando andavamo a fare calcio. Che gli prende? Racconti dai succhi quello che Coti ha detto sul tetto. Non posso crederci, dovrebbe essere contento di poter giocare invece di tenere il broncio. Merda, non capisco. Aspetta, ha detto che è inutile, giusto? Perché non gioca nessuna partita vera? Allora, perché non organizziamo una vera partita? Restando qui a rimuginarci non otterremo nulla. Dobbiamo agire, giusto? Se la scuola è d'accordo, sfidiamo un'altra scuola. Così si fa, se vuole una partita la organizzeremo. Comunque, da dove si inizia per organizzare una vera partita? Ho un'idea. Prof, ehi tu! Che c'è Daisuke? Per caso sei passato al club di basket? Sì, come no. Ascolta però, giocherete una partita vera. Scegliete un giorno e la squadra da affrontare. Cosa? È impossibile. Giuro, e se vi tirate indietro, dirò ai prof che copiate regolarmente i compiti. Ehi, questo è un colpo basso. Fa silenzio. Preparatevi a dovere, perché succederà molto presto. Sono stato chiaro? Presto. Va bene, stronzo. Ho abbastanza elementi per convincere anche gli altri ragazzi. Mettere una squadra insieme non sarà un problema. Li stai ricattando? No, no. Probabile. Daisuke non sembra affatto preoccupato. È ovvio, se saremo a corto dei giocatori scenderò in campo anch'io. Anche se non conosco le regole, ma non importa, giusto? Daisuke ride. Avete organizzato una partita per il bene di Kou. Senti che il vostro rapporto si è rafforzato. Livello 6. Dai. Forse riusciamo a portarlo alla fine. Dai. Ok, al prossimo allenamento ci sarò all'amichevole. Vado a ingaggiare altra gente. Ci vediamo, bello. Ciao. Dopo cena, Nanako si è messa a studiare. Interpellata sul perché, risponde che vuole recuperare le lezioni che ha perso quando era assente da scuola. Dice che segue già i corsi speciali durante la settimana, ma ha deciso di studiare anche nei weekend. Oh. Sebbene a volte abbia qualche incertezza, Nanako ce la mette tutta. Vuoi darle una mano con la sua serata di studio al fine di settimana? Sì, dai. Arigato. Davvero? Grazie, fratellone. Stasera ripasso scrittura. La maestra mi ha dato un po' di fogli. Devo formulare delle frasi usando certe parole. Chi è, papà? Sono a casa. Oh, c'è papà. Dojima è tornato dal lavoro. Studi anche a casa? Non strafare, intesi. Sei migliorata, ma sei ancora convalescente. No, sto benissimo adesso. E studiare è divertente. Mi chiedo da che ti abbia preso. Ok, in tal caso ti aiuterò anch'io. Non possiamo sempre scaricare tutto sempre il peso su Star. Yatta! Resterai anche tu, evviva! Vediamo un po', formula una frase usando foglie e foresta. Che ne dici di il miglior posto dove nascondere una foglia in una foresta? Ma che significa? Oh, in pratica è... lasciando volutamente le prove importanti allo scoperto si fa più difficile trovare. Che esempio pauroso. È investigazione di base. Solo, sì, no? Esatto, ma forse Nanako è ancora troppo piccola per certe cose. Tu e Dojima avete aiutato Nanako dandole consigli su quanto restava bloccata. Ti senti più vicino a loro, come se tanto servisse, però. Hai raggiunto un buon punto per fermarsi, hai messo a letto Nanako e sei tornato in camera tua. Mi chiedo se completare il loro confidant fosse necessario per avanzare nella storia. In teoria non mi sembra, però oggi non c'è scuola, cosa potresti fare? Prima di tutto guardiamo la televendita. Marchio esoterico! Che meraviglia, non credo ai miei occhi! Più pietra masuda! Il marchio, ciaone, la pietra costa troppo. Finirei per perdere tutti i soldi e non ne vale la pena. Mi spiace per questa settimana, salto. Anche se il marchio mi interessava, cavolo. Ehi, la vecchia. Anche se già aveva detto che non voleva più incontrarci. Non posso fare altro per te. Ora sei un pescatore impeccabile. Nonna, ciao. Ah, Star-chan. Che disastro che sono. Avevo detto che non volevo vederti. Eppure parte di me sperava che tu facessi vivo lo stesso. Sono felice che tu l'abbia fatto. Se per te va bene, che dici di parlare? Certo, signora. Ne sarei felice. Una parte di me pensava che saresti venuto. Un'altra era convinta che ormai ti fossi arreso. Essere evasivi, limitarsi a galleggiare senza prendere una posizione netta. Gli uomini lo capiscono mai? Beh, sì. Capisco. Immagino che queste emozioni non siano legate al proprio genere. Isano sorride allegramente.
mi sono appena ricordato una cosa. Ricordo che prima che ci sposassimo, io e mio marito potevamo vederci solo una volta all'anno. Proprio per questo ci scrivevamo spesso. Aspettavo sempre davanti alla cassetta postale, fantasticando sulla prossima lettera. Quando ricevevo una, il mio cuore scoppiava di gioia, ma pensavo che sarebbe stato un peccato leggerla subito. Eppure desideravo così tanto rispondergli che venivo colta dall'impazienza, finendo per leggerla più e più volte. Beh, sicuramente non sono il massimo, però. Immagino che oggi ci sia di meglio. Quando si scrive una lettera, però, i sentimenti vengono messi nero su bianco. Non sono solo parole. Racchiudono il cuore. Isano sorride. Quando ti innamorerai di qualcuno, prova a scriverle una lettera. Una sola frase può trasmettere sentimenti più che un fiume di parole. Vada tranquilla, su quello non è un problema. Io amo già una piccola ragazza dei capelli corti e delle cosce stupende. Livello 6, la morte è migliorata. Sai una cosa? Ho perso le lettere che mi hai scritto. Credo di averle messe al sicuro. Beh, immagino che non mi servano più in ogni caso. Isano sembra triste, forse potrebbe farle piacere ritrovare quelle lettere. E come faccio a sapergli dove sono? Bella domanda. Ancora i compiti, giustamente. Oggi faccio aritmetica. La maestra mi ha dato dei problemi da risolvere. Sottrazioni, Ne sei già capace? Il primo è 7 meno 2, la risposta è 5. Wow, papà, sei velocissimo. Beh, ci riescono tutti con un po' di pratica. Oh, beh, è comunque fantastico. La prossima è... qui ci sono sia meno che più. Fai vedere? 10 meno 5 più 3. La risposta è 8. Però dovresti lasciare che lo risolva lei. Infatti, papà, devo risolverlo io. Scusami, mi sono lasciato trasportare. Tu e Dojima avete aiutato Nanako dandole consigli quando restava bloccata. Allora, sembrava un po' da stronzo così, però giustamente i compiti sono suoi. Tanto poi ha detto che le piace studiare, quindi... Piccolina. Lunedì. Per un attimo ho pensato partisse una scena per i fatti suoi, ma sono abbastanza sicuro che finché non ci sarà il ponte di febbraio... possiamo stare tranquilli che i giorni ce li abbiamo. Ah, ultimamente fa così freddo. Tra l'altro gli esami di promozione sono la settimana prossima, vero? Ci chiederanno quello che abbiamo studiato durante l'anno. Come se riuscissi a ricordare tutto. Non preoccuparti, è solo un pezzo di carta. Il punto di svolta delle nostre vite è ancora lontano. Abbiamo gli esami di ammissione l'anno prossimo, sai? Mi sento come se il risultato di questo sia il punto di svolta della mia vita. Non essere così tragica, su. Tanto alla fine il voto che prendi non segnerà per sempre la tua vita. In realtà siamo in Giappone. Ho dovuto spendere un sacco di soldi questo mese. Colpa di tutti i bambini della mia famiglia estera. Il mio conto in banca piange. A proposito, uno dei miei nipoti aveva un lezione musicale. Non sapevo se fosse passato i gigabyte. Quando ho comprato il mio, le taglie erano ancora in megabyte. Anche quando lo compravo io. Effettivamente è vero, è del 2011 sto gioco. 12. Però cacchio, è vero. Io avevo una pennetta che potevi collegarci la chiavetta, le cuffie dentro. Ed era in megabyte. Oddio mio, quanto sono vecchio. La capacità di memoria non fa che aumentare, sorprendente, siamo ai terabyte effettivamente. Chissà se presto ci passerà il lettore di capacità terabyte. Ecco, allora, effettivamente non lo so. Anche perché ormai il concetto di lettore MP3 è passato di moda con i telefonini, con l'iPhone per dire. Però non penso esista solo un lettore musicale da terabyte. Beh, già che ci siamo in tema, vi farò una domanda nell'unità di misure. Anamura-kun, tu sembri un amante della musica. No, facciamo Phoenix-kun. Dica, qual è l'unità di misura successiva al terabyte? Domanda facile per chiunque abbia fatto l'istituto tecnico, petabyte. Esatto, il petabyte è il gradino successivo all'exabyte. Quanto vorrei che il mio conto fosse traboccante in petasoldi, ma qualunque cosa accada il mio portafoglio non fa che piangere. Signora, mi ha chiesto una palla di cristallo. Che cazzo si aspetta dalla vita lei? Crede nella tauromachia? Voglio dire. Ok, settimana prossima esami, quindi... Aspetta, no, con gli esami gli amici dello sport non si fanno vedere. Dannazione, è un problema. Perché non credo che nessuno degli amici scolastici si faccia vedere. A parte i nostri companion principali, intendo. Il fratello di Saki c'è, quindi volendo. Ho comprato dei pezzi antichi da una signora che da poco ha perso suo marito. In mezzo ci ho trovato delle lettere. Lettere d'amore, è strano, non trovi? Non mi pare il caso di buttarle, ma restituirle sarebbe come ammettere di averle lette. Che siano le lettere di cui parlava Isano, chiedi ad Aidara di darti le lettere che ha trovato. Hai ricevuto la lettera d'amore del marito. Grazie. Oh, ciao Star-san. Sembra che Naoki abbia del tempo libero. Dai.
Certo, va bene. Noki sembra un po' più felice. Quando mai non siamo qui? Sei venuto con Naoki che ha finito di aiutare i genitori. È un buon posto, eh? Visto che è vicino al negozio mangio spesso qui, ma per qualche motivo non ci vengo da un po'. Dire questo sarebbe un po' da stronzo perché ti ricorderebbe le cose brutte, quindi non hai tempo? No, in realtà sono abbastanza libero, soprattutto ora che non faccio più parte dell'associazione studentesca per la salute. Per forza, l'hai pioppata a me il ruolo. Il negozio di alcolici è pieno, ma non posso fare molto per aiutare. Insomma, in realtà i clienti non sono poi molti. Ormai di giornalisti se ne vedono pochi, ma c'è ancora chi torna a ficcanasare quando non c'è più nulla di cui scrivere. Vero? Ultimamente i vicini passano da noi uno dopo l'altro, singhiozzando cose come: oh, povera creatura. È venuta anche la tipa dell'associazione del quartiere. La cosa buffa è che non aveva mai parlato con mia sorella. Continuano a ripetermi che devo vivere una vita incognabile in memoria di mia sorella. Come se la vita fosse la sua. È soffocante. Insomma, cosa contraddistingue una vita inconiabile? E chi lo sa? Stai cercando una risposta anche tu? La vita è dura, eh? Anche se la stiamo affrontando, è come se stessimo ancora imparando cosa fare. Ti do ragione. Oh, scusa, quando parlo con te dico sempre cose strane. Non ti preoccupare. La tua situazione non è poi una cosa così normale. È una cosa comunque abbastanza pesante. Mangiamo, dai, il cibo cinese fa schifo quando si raffredda, non è vero? Cosa hai detto, ragazzo? Oh, il cuoco mi guarda male. Io lo mangio sempre. Quello che mi rimane nel frigo del cibo cinese che ordino al mio ristorante da quando sono bambino a oggi, io me lo mangio la sera dal frigo. A parte perché faccio schifo, ma perché assume un sapore completamente diverso a volte. Gli esami di promozione inizieranno lunedì prossimo, vuoi studiare? Come se ne avessi bisogno. Certo che sta cosa dorata, Dio mio. Ah, la signora, salve. Mentre pregavo però un gatto mi ha rubato il... Signora, tenga il salmone. Grazie mille, è un segno di gratitudine, prendi pure. Signora, come si è fatta a rubare il pesce dal gatto? Allora, mi manca quindi probabilmente quello di Rise. Esatto, e forse mi manca la moto di... la bici di Kanji. Chi è che incontriamo? Kou. No, Daisuke penso. No, Ese, il fratello di Saki. Oh, ciao Star-chan. Hai un po' di tempo libero oggi. Se ti va di fare qualcosa, mi trovi vicino al negozio. Ti faccio sapere dopo. Ti sei impegnato al massimo e ci sei riuscito. Come se ci fosse da impegnarsi per avere una cazzo di statuetta da una macchinetta, ti prego. Credo di aver preso tutte le statue, a meno che non ce ne sia una anche durante febbraio. E ne dubito.